Ciao a tutti e buon pomeriggio. Ho verificato durante l'introduzione che ho ancora il problema dello stuttering dell'immagine, pur avendo ripulito la scena da tutte le cose che non c'entravano e che potevano creare interferenza. Però ho notato anche che nei video che ho caricato su YouTube, e anche quelli che ho in locale, che poi sono le registrazioni che faccio prima di metterle sul canale, non c'è traccia di quell'effetto. Quindi secondo me è un problema di trasmissione legato a Twitch. Comunque è qualcosa che non sono in grado di risolvere, quindi almeno per il momento ce lo terremo così. Allora, ringrazio innanzitutto Gugrosh e Franchetto per i loro autohost. Ciao Poke, grazie di essere qui. E allora, a breve continuiamo VR. Poi che durante la sigla, sia iniziale che finale, l'immagine salta un pochino. Si vedono degli sfarfallii sull'immagine, dovrebbe essere assolutamente ferma. E invece l'immagine non è ferma, ma scatta un pochino, come se si sovrapponesse a qualcos'altro o sfarfallasse. Questa cosa io pensavo che dipendesse dal fatto che magari avevo combinato io un casino con OBS o che ci fosse qualche problema lì, ma me lo fa su entrambi i computer e sia nella sigla iniziale che quella finale. Però non compare nei video, quindi non viene trasferito in registrazione. Non so cosa sia, ci sto impazzendo da una settimana, ma prima non me lo faceva, adesso sì. Boh. Purtroppo sono quelle cose sulle quali uno non. No, non è normale, perché all'inizio non lo faceva. Io non ho mai avuto questo problema, invece da un po' di giorni me lo sta facendo. Boh, non saprei. Allora, due notizie prima di cominciare. Ieri abbiamo finito Blood Omen. Gran finale, è stato un finale spettacolare, mi è piaciuto tantissimo anche rivedendolo a distanza di anni e che ci ha preparato per la grandiosa trilogia di Soul Reaver alla quale ci stiamo apprestando a. Nella quale ci stiamo apprestando ad immergerci. Credo che comincerò lunedì con il primo Soul Reaver, li streamerò tutti quanti da emulatore se gli emulatori me lo fanno fare, perché ovviamente preferisco giocarli in italiano, doppiaggio italiano è di gran lunga migliore in questo caso rispetto a quello inglese. E in più non mi darà il problema di dover fare, come ho fatto per Blood Omen, una rilettura delle scene da un game script per farvele capire. In realtà potrete seguirlo direttamente nella nostra lingua. Per quanto riguarda il fine settimana, pensavo di fare sempre una live mista di Battlefield con Resident Evil, che sto continuando anche da solo su PlayStation 4. E mi sta piacendo moltissimo, quindi credo che lo porterò avanti, però non posso ancora dire se streamerò sabato, domenica o entrambi i giorni. Questo non sono in grado di dirvelo. Altra cosa interessante, ieri grazie alla generosissima donazione di Niven, abbiamo completato la barra delle donazioni. E quindi da lunedì io comincerò a streamare con un nuovo cappello, che vedrete in live più o meno tutti i giorni. Fino a che non avrò raggiunto un certo numero di cappelli, poi a quel punto comincerò a ruotarli, insomma li vedrete uno per volta o comunque anche più, diciamo li cambierò più spesso. Ok, allora cambio il titolo in basso a destra. Sistemo un po' la webcam perché mi sembra che sia sistemata un po' male. Nel senso che inquadra troppa parete e troppo poco a me. Forse così va meglio. Quello di J-Lo userò nel fine settimana. Ho deciso che per Battlefield e altre cose che magari sono più legate a lui posso usarlo come jolly, diciamo. Durante la settimana uso quelli normali e poi il suo lo uso come extra. Come anche quello della Russia. Quello della Russia l'ho preso, diciamo, è un po' il cappellino di Matti, no? Perché è stato un suo suggerimento, alla fine è stato un extra che ho deciso di fare. Quello base è questo, poi userò quello nuovo da lunedì e poi ne ho in cantiere anche un altro per il quale ho inserito una nuova barra delle donazioni. E diciamo, dopo questa probabilmente finirò con i cappelli e passerò a qualcosa di più serio. Ovviamente tenete conto che qualsiasi cosa io metta nella barra delle donazioni. Notte guarda, benvenuto. Qualunque cosa io metta nella barra delle donazioni sarà sempre. Come sta laggando il suono? Aspetta, che vuol dire? Non dovrei avere questi problemi. Fermi tutti.
Scusate, ma mi è venuto un colpo perché pensavo di avere problemi col microfono e quindi sono andato ad ascoltarmi nella live per vedere se effettivamente c'era un problema. No, 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 ormai su questa cosa sono diventato paranoico perché mi è capitato a volte di parlare per diverso tempo, siccome non c'era nessuno in chat, di parlare per diverso tempo col microfono che scattava. Dopo non vi dico che cos'è successo nei video, quindi vabbè. In realtà non ho capito di quale suono parlavi, Poke. Però vabbè, dopo mettiamo VR e capiamo se il gioco funziona bene. Che stavo dicendo? Ah, qualunque cosa io metta nel donation bar, ovviamente sarà sempre qualcosa di relativo alle live. Quindi magari prenderò un nuovo microfono. Non lo so. Dipende anche dalle donazioni, è chiaro. Io non mi aspetto grandi donazioni, neanche le voglio alla fine. Per cui se poi ci sarà qualcosa da comprare, provvederò da me. Vi dico subito che gli obiettivi primari per potenziare questo streaming possono essere o un microfono un po' più professionale, perché io sto continuando ad usare quelli delle cuffie, che però per le mie esigenze non sono insoddisfacenti, perché in realtà l'unica cosa di cui potrei avere veramente bisogno è un pizzico di filtraggio della voce, perché si sentono troppo delle cose che poi sono sgradevoli da riascoltare quando ascolto i video, insomma, però la mia voce mi fa cagare uguale e quello accadrà sempre. E invece pensavo che potrebbe essere utile una scheda di acquisizione per poter cominciare a fare streaming anche da console, perché io ho parecchi giochi su console che... Ma infatti, poiché io non penso di avere seriamente questa esigenza. Invece una scheda di acquisizione per poter fare streaming da console potrebbe risolvere molti problemi, però naturalmente è una cosa costosa, quindi credo tanto che la comprerò da me. Non penso di appoggiarmi alle donazioni, anche perché non finirei mai. Cioè, metterei un goal che poi non completerei mai. Vabbè, comunque, di questo ce ne interesseremo tra un po' di cappelli. Tanto per il momento possiamo continuare a campare così. Io poi ripeto, non, le donazioni sono assolutamente facoltative, ma soprattutto io non mi aspetto di riceverne tante, perché ho un pubblico ristretto che tale resterà. Questo non sarà mai un canale da 10.000 visitatori, non sarà mai un canale da subscriptions. Sarà sempre un canale di nicchia a carattere anche semidescrittivo. Quindi sono ben contento di aver raggiunto i 100 followers, che per me sono un traguardo eccezionale. Allora, passiamo un attimo alla schermata, ecco, dove posso cominciare ad avviare il gioco. Che poi è quella critica. In un certo senso qui si sono sempre verificati tutti i problemi con il microfono, quando li ho avuti, però a questo punto non dovrebbero verificarsi perché sto usando la sorgente predefinita. Come al solito riporto VR in primo piano, vediamo se riesco a farlo partire. Ecco, per esempio, VR è un gioco che mi dà parecchi problemi in live. Non sono problemi gravi, però mi costringe spesso. No, no, che chi si arrende. Anzi, io dei risultati che ho ottenuto in questi 3 mesi sono contentissimo, perché non mi sarei mai aspettato, diciamo, di arrivare fin qui. Cioè, di arrivare qui. Io poi, in realtà, proprio per il fatto che faccio anche video, e il mio è uno streaming a carattere descrittivo, streamo anche se non c'è nessuno in chat, alla fine, cioè, vado un po' avanti per la mia strada. Ovviamente, streamo perché voglio avere un contatto con voi, quindi sono felicissimo se c'è un pubblico col quale interagire, ed è anche il motivo, alcuni me l'hanno fatto notare, per cui ho messo tutti questi comandi. Qualcuno mi ha detto: ma non è invasivo avere tanti comandi, tanti suoni che non c'entrano niente, che ti interrompono? Spesso sei costretto a smettere di parlare perché c'è un suono che si sovrappone. Sì, quello che volete, però è una cosa che dà un maggiore grado di interazione agli utenti. Qualcuno mi ha anche fatto notare che questo è un canale dove la gente si diverte perché ci sono tanti comandi e non ce n'è nessun altro dove sono così tanti. Quindi, in definitiva, va bene così. Alla fine io preferisco. Ecco, se volessi giocare senza essere interrotto, giocherei da solo. O magari farei un video su YouTube. Ma invece a me fa piacere interagire con voi. E poi spesso e volentieri i comandi usati nel modo giusto e al momento giusto rendono tutto molto più divertente. Perché ovviamente sono fatti per quello. Quindi preferisco averne tanti. Preferisco che li usiate anche a sproposito. Ma che vi sentiate partecipi di quello che succede sullo schermo. Perché altrimenti è inutile. Cioè, fare uno streaming significa avere un certo grado di interazione con gli utenti. Se lo si fa semplicemente per mostrare un gioco, tanto vale fare un video, metterlo su YouTube, magari fare una video recensione, un commentary, un gameplay, non lo so. Ci sono tante modalità. Il
tuo canale è diverso dagli altri perché non porti giochi nuovi che ti fanno un sacco di follow in 5 minuti, ma alla fine poi il gioco non è nemmeno granché. Vabbè, in realtà ti dirò una cosa, Poké. Io non è che abbia fatto un canale di retro gaming esplicitamente per farlo, cioè a me non dispiacciono i giochi moderni e non mi dispiacerebbe portarli, però il problema è che difficilmente ci riesco perché sui giochi nuovi io sono rimasto molto molto indietro e difficilmente, molto difficilmente faccio cose in blind run. Non mi piace, perché il problema è che avete visto come gioco. Il mio gioco è estremamente meticoloso, cerco tutti i segreti, tutte le cose che nascoste, quindi la prima volta che gioco qualcosa voglio giocare così e ci metto molto tempo. Ciao Floro, benvenuto. Però per chi mi guarda è noioso vedermi cercare i segreti, vedermi perdere magari 10 minuti, 20 minuti, mezz'ora a girare in tondo. Lo sto facendo anche con Fear, che pure è un gioco che ho già giocato, l'ho fatto con Blood Omen. Ieri sono stato felicissimo di constatare che avevo preso tutti i potenziamenti per la barra del sangue, perché fa parte proprio del mio modo di giocare. E quindi in realtà, se non faccio una blind run, posso permettermi di essere un po' più superficiale, di andare un po' più in fretta e di fare le cose con meno come dire, con meno pedanteria. E che è una cosa che si adatta meglio allo streaming, perché chi guarda in streaming poi vuole anche vedere il gioco evolversi, non vuole vedere sempre le stesse parti, no? Perfetto, allora se il gioco ci aiuta io direi che possiamo anche passare a tutto schermo e togliere l'overlay, perché come vi ho detto per Fear l'overlay dà un po' fastidio, nel senso che copre una parte dello schermo che invece è importante perché contiene informazioni vitali. Ciao gamer, benvenuto. Quale gioco? Questo? Quello che sto facendo adesso? Però è stato in offerta poco tempo fa tutta la trilogia. Poké, che è successo? Aspetta. Messaggio in caps. Molto entusiastico nei confronti del gioco, cosa della quale ti sono grato, Poké. Ti sei meritato un comando. Ti sei eroicamente immolato per tessere l'elogio di Fear e il bot ti ha sparato. Va bene, ok. Un attimo che tolgo l'overlay. È ancora in offerta? Allora, io ve lo consiglio, ragazzi, perché i tre giochi messi insieme sono proprio belli. Tra l'altro mi pare di ricordare, forse sbaglio, Floro correggimi tu che sei l'esperto, che c'erano anche i DLC del primo, inclusi in quell'offerta, o sbaglio, che sono anche molto belli, infatti andrò a giocarli sicuramente una volta finito il gioco, perché meritano, assolutamente. E niente, io direi che se riesco a ripristinare un po' la chat, perché questa mi salta ogni volta che avvio il gioco, possiamo anche ricominciare. C'erano anche i DLC, e quindi è un'offertona, in realtà. Per chi non li ha mai giocati, o comunque e apprezza comunque il genere, secondo me... Allora, eravamo a Bypass o Lapdog? Non saprei. Questi salvataggi si danno 3 minuti l'uno dall'altro. Intervallo 9, incursione. Sì, eravamo arrivati qua. Grande gamer, sarai ricordato. Però evitate di farlo troppo spesso, perché sennò poi vi banna per tanto tempo, eh. Devo intervenire io, un moderatore, per sbannarvi. Allora, rivediamo un attimo la situazione e poi... E poi riprendiamo. Allora, i soldati replicanti e le forze di sicurezza Armagam sono già entrate nel laboratorio. Le motivazioni dell'ATC non sono note, ma le loro intenzioni sono chiaramente ostili. Ciao Pane, ben arrivato. Si presume che anche Paxton Fettel sia dentro, e Alice Wade non è stata ancora ritrovata. Missione. Gli obiettivi primari sono mettere al sicuro Arlan ed Alice Wade ed eliminare Paxton Fettel. L'agente Pointman della VR dovrebbe anche tentare di raccogliere quante più informazioni possibile sul laboratorio e sugli obiettivi della sicurezza Armagam in questo posto. Ok. E infatti c'è scritto Locate Arlan Wade. Va bene. Noi da dove siamo arrivati? Perché io
da quella scala. In effetti non me lo ricordo più. Qual era l'ingresso e qual è l'uscita? Vabbè, lo scopriremo subito. Lo scopriremo subito. Bay Picture! Grande Floro. È stata una grande live quella di ieri. Sì, era questa la parte da me. Perché io ero risalito da questa scala. Ok, sì, ora ricordo tutto. Perfetto, e allora ci dobbiamo calare giù nel condotto. Sperando che questo ci porti dove dobbiamo arrivare, perché è un po' di tempo che ci stiamo girando intorno. Siamo entrati nella fabbrica, abbiamo attraversato i sotterranei tra torrette, nemici, insomma, è stata una cosa un po' travagliata. E adesso dovremmo essere prossimi ad entrare nel vault. Ah, questo era il salvataggio precedente, va bene, comunque. Ora che stiamo qua. Perfetto, questo è l'ingresso. Ci dobbiamo infilare qua dentro. Eeeh! È bello cadere sapendo che non potrei mai più tornare indietro. Che succede qui? Ah, sono Wade e Mapes. Dai, uccidilo! Ah, bravo, finalmente. Era proprio ora. È ancora vivo, in realtà. Mi sa che la ciccia avrà assorbito il proiettile. Sto stronzo. Ah, sta là sopra. Ok. Guardate questo laboratorio come somiglia pericolosamente a quello di... No spoiler. Ti devi spaventare! Ti devi spaventare! Ah, non ti ricordavi il comando? Vabbè, mica ce li si può ricordare tutti. Comunque c'è la sezione commands per quello. Ah, ragazzi, tra l'altro vi volevo informare che ho trasferito la sezione commands anche su Janos. Così se il Nightbot ricomincia a fare l'idiota come ha fatto ieri e non vi fa vedere i comandi, io attiverò i comandi manuali e ve li faccio leggere da Janos. Lo dico perché ieri poi è capitato, ovviamente, che il Nightbot si impallasse in concomitanza col fatto che c'erano degli utenti non proprio abituali che i comandi non se li ricordavano. Janos è il mio bot personalizzato. Posso finirlo? Dai, ti ammazzo io, su. Che ci hai veramente scassato la minchia. Ah, ok, il dottor Wade è entrato nella struttura e ci ha chiusi fuori. Allora, Arlan Wade è entrato nel vault e lo ha sigillato, dirottando la corrente ad altre cose, diciamo, lontano dalle porte. Norton Mapes è gravemente ferito dopo aver subito un colpo con arma da fuoco da Wade. La missione, l'agente Fear deve ridirigere la corrente alle porte del vault per poter inseguire Wade. Ok. Sì, gli somiglia un pochino. Va bene. Ascensore, ma ovviamente senza corrente.
direi per molto poco. Benissimo, la cosa che non mi piaceva dei vecchi giochi è che erano troppo difficili. Lo so, però in realtà alcuni lo vedono come un punto di forza. Perché sì, ovviamente ci butti l'anima, però quando poi lo finisci ti senti molto più soddisfatto. Il problema è che oggi abbiamo troppi giochi per le mani, e quindi si ha il problema che se ce ne metti, se ci metti troppo a finirne uno... Perché cazzo ho sparato? Poi rimani indietro sugli altri. Ovviamente io non so, scusatemi ragazzi, non mi sono messo offline su Steam e questa è una brutta cosa perché devo sempre essere offline. Ok, a posto. Torniamo a noi. Soprattutto gli sparatutto erano più difficili quando avevano la dinamica del dover raccogliere i medikit per curarsi, invece di avere l'autocura quando riesci a ripararti per un tot. Allora, vediamo se là sotto c'era un medikit. Ho subito abbastanza danni in questo scontro, però lo vogliamo raccogliere e poi tentare di risalire. Secondo me mi faccio male, però. Ah, c'è una scala, perfetto. Vabbè, allora. Allora è pacifico. C'è anche questo. Questo è un lanciagranate, però. No, è il cannone. Il cannone super sgravato che avevano loro. Infatti, gli unici giochi che finivo da piccolo erano le avventure grafiche perché non si moriva. No, io invece mi ricordo che, per esempio, sui giochi del Sega Master System, o quelli dove appunto morivi, poi dovevi rifare tutto da capo ed erano difficilissimi, mi accanivo. Però è anche vero che all'epoca compravi un gioco ogni morte di papa perché costavano veramente un patrimonio. E ti accanivi su quello. Mi ricordo che me ne regalarono uno per Natale, che si chiama Psychic World, che io trovai troppo facile. Ci rimasi malissimo perché in 2 giorni l'avevo finito. Ma erano pure 2 giorni in cui c'ero stato 12 ore a giorno, eh. Il gioco non era facilissimo di per sé. Ovviamente non era neanche dei più difficili. Su roba come i primi Castlevania o i primi Ninja Gaiden ci potevi stare per dei mesi. Ed erano frustranti in una maniera impressionante perché... Io non ho ancora trovato niente che assomigli al comando della corrente, però... Per esempio, io recentemente ho rigiocato Altered Beast, quello del Mega Drive, sulla PlayStation Vita. Non sono riuscito a finirlo. Eppure mi era sembrato facile sul Mega Drive. Un po' naturalmente dipende anche dal fatto che la PlayStation Vita ha un controllo abominevole. E infatti quando ho rigiocato lo stesso gioco su emulatore, o sulla collection di Steam, non mi ricordo quale delle due, ho finito senza problemi. Cioè, senza problemi, insomma, abbastanza facilmente perché senza le difficoltà che ho avuto sulla portatile. Quando ero piccolo compravo i giochi e PC che trovava 5-10 euro. lo so, sfogati loro. Ci sta, ci sta. Ok, quindi uccisi questi due, devo proseguire di qua. E qui probabilmente ce ne sono degli altri. Qua
sotto. Il vuoto siderale. Qui ci siamo già stati. Là dietro no, invece. Sarà questo? Cos'è sta roba? Un braccio robotico. No, 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 ma figurati, non avrei messo quel comando se pensassi che è una cosa rivolta a me. Di solito lo metti perché magari è il gioco che si mette in condizioni di farsi mandare a fanculo, quindi lo uso io quando il gioco mi fa uno scherzo che non gradisco, però voi lo potete usare liberamente. E comunque quella musichetta è malefica, perché ti entra in testa e non te ne liberi più e l'ascolti in loop 10.000 volte. Ok, questo è il comando per switchare la corrente. D'accordo. Quindi forse dopo la dovremo riportare come sta. Allora, noi l'abbiamo spostata la prima volta. E all'inizio era sbagliata. Oggi mi sono fatto 50 minuti di C-Street. Sto preparando il comando per il canale. Ah, no, 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 ecco, erano due flussi di corrente, uno di qua e uno di qua, quindi ora dovrei averla riattivata. Naturalmente mi aspetto anche che sulla via del ritorno incontrerò qualcuno, perché questi bastardi non si fanno certo pregare. Questa porta prima era chiusa, vero? Ops, autosalvataggio. Aspettate che switcho, così ricarichiamo. Guarda che scherzone. Bravi. Squad, close in. No fucking way. Vieni a trovare. Bravo. Mi piacciono i piani ben riusciti, oserei dire che li adoro. Ce n'è ancora uno però. No? Sì! Li avevo contati. Non mi potevo sbagliare. Oh,
Bravo, vedo che hai capito bene, Poké. Io faccio così anche nel multiplayer. Non mi piacciono gli scontri diretti viso a viso in cui un altro mi deve far pesare la sua superiorità nel fatto che spara prima e salta per primo. Preferisco gli agguasi. Infatti è per quello che gli shooter arena mi fanno cagare proprio come poche cose nella vita. Non stare chiuso li qui. sopporto proprio. Pensiera. Ciao Giovi! Ti sei annunciato con questo giacchio che è forse la cosa più terrificante di tutta la live. Ma questa non è una sparachiodi? Perché non me la fa prendere? È scarica forse. Computer e un medikit, ottimo, ottimo. Mai cosa fu più apprezzata di questa nel trovare un oggetto. Le cose cominciano ad avere un senso. Il nome della donna che hanno usato per Origin è Alma. È quella che Fettel sta cercando. Sta tornando a casa. In pratica Alma è sua madre. Cerchiamo di capire se esiste un modo per arrivare là sopra da qui o se devo fare il giro. Sotto non ci si passa. Attraversare questo passaggio così, forse no, però la madre Alma Megretta, no, non direi. In realtà ci sono ancora un po' di cose che dobbiamo scoprire al riguardo, altrimenti la vicenda continuerà a non avere un senso. Mi hai fatto arrivare qui perché c'è qualcosa, infatti c'è qualcosa. Oh, si scende di nuovo, che gioia. Altro passaggio sul quale non potrò tornare indietro. Yeah. Evviva. Con chi o cosa ho a che fare qui? C'è una scala. Ok, ma in questo posto ci siamo stati? No. E ho la sensazione che l'altro lato sarà sorvegliato. Oppure sì, forse ci siamo già stati. Ah, no, 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 perché qui sono al piano superiore del corridoio centrale, dove ho incontrato, sulla cui estremità opposta ho incontrato Mapes. Ok. Prima di andare lì, però, verifichiamo se c'è qualcosa nascosto qua sopra, perché. C'è nessuno? Sembra di no. C'è un medikit che forse lasciamo qui. E un potenziatore di riflessi. Ottimo. Tutta roba che possiamo salvare. Ah, ragazzi, stamattina stavo giocando a Resident Evil. Che ripeto, mi sta lasciando sempre più a bocca aperta. Perché anche sapendo a memoria l'originale, si spara fuori delle cose che proprio non ti aspetti. E l'ansia nel salvataggio è qualcosa di spaventoso. Il gioco, perché col fatto che i salvataggi sono limitati, puoi salvare solo in un determinato posto e che fare 2 metri sembra un'odissea, ti viene veramente da salvare per qualsiasi stronzata, ma sai di non poterlo fare perché i salvataggi sono limitati. Che succede? Questi rumoracci. Ah, sono al massimo dei colpi. Ecco perché non posso raccogliere la sparachiodi. Ho 250 proiettili, che sono il massimo consentito. Figo. Ciao.
Sì, fate con calma. Inori, grazie mille per l'host. E benvenuta. Come stai? Scusate, mi prendo un secondo perché c'è una cosa che... Oh, Luxor, benvenuto anche tu e scusate, richiamo il comando perché non è partito l'audio. Ecco qua. Benvenuti ragazzi, come state? Inori, devo farti vedere una cosa, perché poi... Che non si dica che non ascolto le vostre richieste. Ecco. Magari i comandi fondamentali ci mancheranno anche in questo canale. Però ci si lavora. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Bene. Scusate, dovevo farlo. Allora, questo tizio è ancora vivo. Ma vaffanculo. Per quello dovrai aspettare un bel po', eh. Cacchio, però tra una stupidata e l'altra. Quest'arma è micidiale. Se riesci a acchiappare qualcuno anche solo vicino alla testa, minchia. Questo c'ha il super cannone. È stato bello ma dispendioso. Va bene. Sfortunatamente abbiamo quasi esaurito i colpi per il fucile principale. A furia di spararli. Ah! Catroia! Dove sei? Maledetto. Pure mi ha colpito, maledettissimo. Vabbè. Andiamo. Guarda dove sta nascosto quel bastardo dalle fattezze di sorcio. Inutile dire che... Stasera ci dovrei essere, sì... Oh, porca troia. No, ho subito troppi danni. Sì, penso di esserci stasera. Ricarichiamo perché non mi piace. Non mi piace proprio la via che ha preso. Forse posso ottimizzare meglio le risorse sparandogli con...
Mi faccio forza e cerco. Oh, notevole. E beh, allora sì. Credo che avrei bisogno di tutto il sostegno possibile e immaginabile. Primo l'abbiamo freddato proprio. Granata in arrivo. Che simpatici. Sì, io vi conosco. Sprecate cubi come se non ci fosse un domani. E beh, ma i cubi non vengono sprecati, vengono degnamente investiti in allietamenti vari. Spero di averli uccisi tutti e due. Adesso i comandi costeranno 1000 cubi. No, ma non si fa. Poi cosa li tieni a fare se costano troppo? Dove ti sei nascosto, eh? Stai là dietro, lo so. Eccoti. Va bene, direi che può bastare perché a questo punto sicuramente. Infatti. Ho fatto bene i calcoli. E dai! Sapevo che andava a finire così, però. E con questo spero vivamente che abbiate finito di rompere il. Questo cannone sta cominciando a diventare un'arma abbastanza comune perché se ne possa raccogliere uno. In modo da avere comunque un po' di munizioni. È un'arma abbastanza potente, però non può essere usata a distanza ravvicinata perché altrimenti fa più danni a me che a loro. Intanto recuperare un po' di munizioni per il fucile tattico non è che sia proprio una cosa alla quale sputare sopra. Tu che avevi? Fucile tattico, perfetto. Ottima notizia. D'altra parte, per colpirmi a quella distanza dovevano avere per forza un'arma del genere. Ok, torniamo tutto. Qui c'era uno spiraglio. Salviamo. E prepariamoci a vedere cosa c'è qua sotto. Vecchi, grazie mille per l'host.
grazie, grazie. Ma non abbiamo ancora finito questa cosa della corrente. Evidentemente no. Speriamo che questo basti, perché... Che succede? C'è un ostacolo. Devo spostare quella cassa con la gru, altrimenti non posso completare l'operazione. Qua dietro ci si arriva? Sì. C'è nessuno! Yuhu! C'è un arsenale qua dentro. Dispositivi a detonazione, medikit. Mi dovrò ricordare l'indirizzo di questo posto, perché potrei doverci tornare più avanti. Per ora invece devo risolvere il problema con la gru, e quindi dobbiamo attraversare questo spazio e cercare di spostare la cassa. Computer. Vediamo se riusciamo a scoprire qualcos'altro su Origin. Oh mio Dio, era solo una bambina. Qui dice che Alma aveva 8 anni quando il progetto Origin è stato avviato. Hanno usato una bambina. Non mi meraviglia che siano così ansiosi di tenere chiuso il coperchio su questo casino. Qualcuno salterà in aria per questo. Non mi meraviglia che Aristide non abbia risposto alle mie chiamate. Probabilmente c'è dentro fino al collo. Ok ragazzi, stiamo scoprendo altri elementi. Quindi questi stronzi che cosa hanno fatto? Non solo hanno indotto il coma in una donna in cui hanno poi forzato un parto dal quale sono venuti fuori due gemelli di cui uno era Fettel, ma tra l'altro l'hanno fatto con una bambina di 8 anni. Una cosa abbastanza assurda. Adesso abbiamo rimosso l'ostacolo. Controlliamo se qua dietro c'è qualcuno. No. Ci siamo? Siamo riusciti ad aprire le porte del Vault? Oppure no? Ho la sensazione che qui dentro non ci tornerò tanto presto. Failed me for the last time, Admiral. Wow, 70 di armatura, non capita tutti i giorni, eh? C'è un modo per tornare sopra, sì. Quello da cui sono venuto, probabilmente. O no? No, è troppo alto. Però lì c'è una piattaforma. Forse si può fare passando da qui.
Vediamo. No, mi sa che è troppo alto. Infatti dovevo andare di qua. Ho anche la sensazione che tra poco avrò compagnia, perché... No, questi no, ti prego. Sarei fatto meglio a... come mai questa domanda, Luxor? Cioè, perché proprio adesso? Non so se tornare indietro per andare a recuperare quelle munizioni prima di proseguire. Vediamo. La pompa no, non mi serve. Ah, ho guardato Naruto. Ok, non saprei. In realtà, nelle mie passate esplorazioni ho sempre impersonato, per esempio, Maghi Fantasy, che aveva il controllo su più di un elemento alla volta, anche se pur non avendone la padronanza assoluta di nessuno. Spero di non incontrare molti di quei cosi in giro, perché sono decisamente molesti. Io scelgo acqua così non muoio di sete. Solitamente poi nei contesti fantasy il potere dell'acqua è associato alla guarigione. Allora, c'è un giochino che mi piacerebbe portarvi. È un vecchio gioco per Mega Drive che si chiama The Story of Thor. Io non l'ho mai finito. Ed è basato proprio sul fatto di controllare gli elementi e usarli a proprio vantaggio per sbrogliare determinate situazioni. Non era male. Guarda che roba. Sì, ovviamente, sì, bisogna passare di là. Ok. Non mi ero lasciato sfuggire un condotto della reazione, vero? No. Ci si arriverà da un'altra parte, presumo. Perché guardate che è facilissimo dimenticarsene, eh? Grande invenzione i condotti della reazione. Da Solid Snake a Gabe Logan non si contano gli agenti che ne hanno fatto un uso smodato per raggiungere posti. Allora, questo qui è il lanciamissili, col quale però non ho un buon feeling, perché sinceramente mi piace usarlo solo per i mech o per quei nemici che veramente
hanno bisogno di un impatto enorme per essere abbattuti, perché le munizioni sono poche. Non si trovano spesso. E quindi preferisco evitarli. Non mi farai mai credere che non è questo il punto da cui si continua, però queste grate sono fisse. E questo è chiuso. Ma davvero? Ovviamente il vetro è infrangibile. Queste grate sono inamovibili. Ah! Aspetta. Mi è venuta in mente una cosa. Questo in definitiva è una specie di montacarichi. Quindi se mi metto tra un barile e l'altro può portare giù. Qui mi aspetto guai, perché questo posto sembra strutturato apposta per un combattimento o qualcosa di simile. What is this? È il generatore, eh? Perché si è aperto? Non vorrà mica che ci passi in mezzo, suicidio. Oh, che bello quando vedo queste cose. Potenziatori di salute. Spero di averli presi quasi tutti ormai. Io sono Reziel, il primo dei suoi luogotenenti. Ho servito Kane per un intero millennio. Bello Reziel. Che cos'è questo? Estintore. Stanzetta con telefono con un messaggio in attesa. Fermi tutti. Andiamo ad ascoltare il messaggio. Andiamo a leggere, andiamo ad ascoltare. Trucco conico. Due messaggi. Viste le alternative. Che non leggerivo. Governare su un impero corrotto e decadente. O sfidare i fati io. Per avere un'altra migliore possibilità di cambiare il destino. Che cosa deve fare un re? Ok. Però non capisco, era stata lei a voler riaprire tutto? Allora, è sempre lei. Se vuoi delle scuse, allora mi scuso, ho sbagliato, avevi ragione tu. In ogni caso, voglio essere solidale, ma la situazione è urgente. Sto mandando Mapes a occuparsi delle cose, perché sembri riluttante a fare quello che deve essere fatto. Spero che ti troverai d'accordo ad aiutarlo. Allora, praticamente sembrerebbe che, non si sa come, dopo che è stato combinato tutto il casino e che la situazione è sfuggita di mano, sia stato il dottor Wade a non voler cancellare tutte le tracce di Origin e ad essere tornato qui per fare non si sa bene cosa, mentre invece Aristid, che ha capito che rischiano tutti di finire molto male, perché in realtà come minimo vanno in galera e buttano via la chiave se si viene a scoprire cosa è successo qua dentro, ma probabilmente anche peggio perché stanno rischiando tutti la buccia. Visto che, se vi ricordate, sono tutti su una lista di vittime che Fettel ha cominciato a sfoltire ampiamente. Lei vorrebbe chiudere tutto. E invece lui a questo punto non sembra più voler compiacere a questa cosa. Tant'è vero che quando lei ha mandato Mapes a far sparire i documenti, far sparire le tracce, eccetera, quello gli ha sparato. E si è rinchiuso nel vault da solo. Perché? Che cosa spera di fare là dentro? No, come massimo che Fettel gli spara un colpo in testa, perché li sta sterminando tutti. Ha cominciato con Ebbeger, che è stato il primo. Poi ha ucciso quell'altro. Ed era sulle tracce di Mapes, li aveva messi tutti quanti su una lista.
Quindi è chiaro che sono tutti a rischio. Ha cercato di uccidere Alice e forse ci è riuscito. Non lo sappiamo perché noi abbiamo visto una visione in cui lei moriva, però non sappiamo se si è già tradotta in realtà o no. Anzi, neanche gli spara un colpo in testa. Avete visto come li ha uccisi, insomma, una cosa piuttosto macabra, perché se li mangiava, a quell'altro gli ha staccato la mascella, insomma, non è una bella fine, eh. Sembra che stiamo sincronizzando questo generatore o qualcosa del genere, non so. Sì, adesso dovrebbe essere tutto a posto. Credo che abbiamo riaperto il vault. Salva la cheerleader, salva il mondo. Salve. Quando la sorte te contraria hai mancato te il successo, smetti di far castelli in aria e va a piangere sul... Questo era riferito a loro, eh. Perché ho 185 di salute, che è il massimo attuale, e 100 di armatura. Sono solo le munizioni del fucile d'assalto che scarseggiano. Alma è ancora là dentro, deve essere lì. Devi trovarla prima che l'ATC decida di farsi, di sbarazzarsi delle prove. Ah, tu pensi alle prove? Ma che cosa ti fa pensare che potrei voler trovare Alma e non potrebbe voler essere lei a trovare me, visto che mi sta cercando da un'intera partita e ha più volte cercato di uccidermi? Soprattutto perché non le piacerà che qualcuno venga a ficcare il naso nel laboratorio. Qualcuno della VR. Oh oh. Fettel e la Wade. Ok. Solita allucinazione, ormai ne abbiamo viste tante di queste. Fanculo, sentinella di merda. Qual è il gioco più difficile che hai mai giocato? Probabilmente Ninja Gaiden Vanilla, il primo, quello per Super NES, o per NES, non ricordo. Probabilmente. Poi ci sono state delle parti di giochi che sono state particolarmente ostiche, ma probabilmente anche per colpe mie. Ricordo che quando ho giocato Xenogears la prima volta, il boss finale è stato qualcosa di inverosimile. Anche il boss finale di Lunar, per esempio. 45 minuti di combattimento. Ce l'ho fatta al primo colpo, ma è stata dura. Perché ho giocato Bloodborne la prima volta oggi e mi sono incazzato come una bestia. Ti dico una cosa, Peggy, io ho giocato Demon's Souls nella versione, cioè, a modalità la prima run, diciamo, prima della New Game Plus. E
che me lo aspettavo difficilissimo, perché tutti mi avevano detto no, perché quello è un gioco che ti fa bestemmiare, che ti tira fuori l'anima dal corpo, eccetera, eccetera. In realtà io l'ho trovato difficile, ma tutto sommato bilanciato. Quando ho cominciato a giocare a New Game Plus, mi sono accorto che era come tutti me lo avevano descritto. Cioè, una cosa, se vogliamo, anche frustrante, perché è basata proprio sul fatto che non puoi fare errori, che devi ricordarti tutto a memoria, che non c'è spazio per l'indecisione, né per le... né per gli errori in quanto tali. E... boh, roba per pochi, insomma. Ti ci devi mettere proprio con la pazienza di un santo. Qui c'era un'altra sparachiodi, perché non me l'ha fatta raccogliere? Vabbè, non importa. Facciamo finta che... un altro. Lo sapevo che c'era un altro. Ma sarà di frutta? Sì, eccolo. Questo altro di due. Sì, però per esempio, almeno in Demon's Souls, questa componente di potenziamento del personaggio a un certo punto diventa quasi influente e conta solo la manualità e il sapere le cose. No, qua mi fanno... veramente come il soffitto. Se rimango... troppo a lungo sposto così. Questi non li voglio consumare. Quasi riuscito. Sì, è anche un po' il non esserci abituati, nel senso che quando poi entri un po' nell'ottica ti risulta più facile. Io per esempio su alcune parti di Demon's Souls sono andato velocissimo, però ripeto, era la modalità normale. Dopo diventa una cosa estremamente ostica, per cui o sei molto motivato oppure lasci perdere, perché diventa una, un investimento temporale non indifferente. Aio, no, questo non doveva accadere, anzi, sa che ti dico, non lo accetto. Proprio così, no. Un'altra cosa, magari, eh. Ma fare questa fine stupida proprio non è il caso. Madonna, che botte. Ma veramente? A proposito di Soul River, ho comprato un gioco su PS4, si intitola Primal, e ho visto un po' il gameplay. Sembra un po' come Soul River, cosa vuol dire? Che palle. Ah, sì, sì, è vero, i personaggi dei Souls non hanno personalità, non esistono a livello di... ma non c'è neanche una trama alla fine, quindi in realtà non c'è bisogno che il personaggio abbia una sua personalità, perché il gioco poi non ha una trama. Dai, avete rotto i coglioni. E poi siete in tre. Ok, adesso siete in due. Però cazzo. Sprecate tantissime. No, non riesco a puntarlo. Ah.
avanti così. Male. Senza che la cosa abbia alcun senso. Ce l'abbiamo fatta, finalmente. Sembra di sì. Io non mi fido ancora. L'armatura è quasi andata del tutto, ma forse possiamo recuperare almeno la salute. Ah, devi distruggere questo laboratorio prima che lui la faccia uscire. Ci sono quattro pilastri. Danneggia il reattore, le celle del reattore e attiverai una reazione a catena. Fai saltare in aria questo posto. È all'inferno che merita di appartenere. Se fa uscire Alma, devi fermarlo. Ciao Luxor, buona scuola guida. Ma perché avrebbe intenzione di farla uscire? Come gli è venuto in capa? Cioè, è una follia assoluta. Cos'è il suo fantastico progetto al quale non può rinunciare? È un pazzo criminale quest'uomo, perché... Sto perdendo il tuo segnale. Potremmo non essere più in contatto da qui in avanti. Sta attento con questo Wade. Solo Dio sa di cosa è capace. È vero. È un pazzo, comunque. Ok, intervallo 10, Revelation. Se va bene dovremmo essere verso la fine. L'agente Fear è entrato nel Vault. Norton Mapes afferma che è di primaria importanza distruggere il laboratorio a causa di un pericolo non meglio specificato. Le sue motivazioni potrebbero essere egoiste, ma è comunque raccomandata la massima cautela. Missione: l'obiettivo rimane mettere al sicuro Harlan ed Ellis Wade ed eliminare Paxton Fettel. Come vedete, gli obiettivi sono sempre gli stessi all'inizio della partita, perché non siamo ancora riusciti a conseguirli, ma ci siamo sempre stati più o meno ad un passo. Fermati. E diciamo che le risposte che cerchiamo dovremmo trovarle qua dentro. Che cos'è quello? Sequenza di rilascio avviata.
quelli stanno venendo da me. Uccidili tutti. Ma quello era Vettel. Ancora non capisci, vero? Chi sei e perché sei qui? Chi sei tu? Vettel. Ok. Tasmini. Qual è la prima cosa che ti ricordi? Qual è il tuo nome di battesimo? Dove sei nato? Non hai alcuna storia. Tu e io siamo nati dalla stessa madre. Aia. Aia, 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 aia. Non mi uccidi. Devi averlo sentito. Lei non può vedere nella tua mente, ma forse tu puoi vedere nella sua. Una vita di risveglio da un incubo solo per trovarti immerso profondamente in un altro. Io intendo liberarla. Io no. Addio. Ci siamo riusciti, ragazzi. A caro prezzo, però. Vedete, l'ha uccisa. L'ha uccisa e credo che abbia anche parzialmente mangiato il suo cadavere, o comunque stava facendo qualcosa di losco con questo corpo. Però alla fine l'abbiamo raggiunto e ucciso. È morto. Però abbiamo scoperto anche una cosa agghiacciante. Cioè che il fratello mancante, ovvero il prototipo primogenito di Alma, o meglio uno dei due gemelli che era stato usato come prototipo prima di Vettel, ero io. Cioè era Pointman. Sono senza armi, mi ha tolto tutto. E questi? Si sono tutti fermati. Morto Vettel, l'esercito di replicanti diventa un esercito di marionette imbambolate. Avete fatto il vostro tempo. Era una bambina molto disturbata, incubi terribili, debilitanti, allucinazioni, isteria. Non ha mai avuto la possibilità di avere una vita normale. Fu Dissler che si rese conto che aveva poteri telepatici. Ipotizzò che fosse estremamente sensibile alle emozioni negative delle persone che la circondavano. La rimuovemmo da quella stanza solo due volte. Aveva 15 anni quando nacque il primo prototipo. Doveva essere in stato di coma, ma cominciò ad urlare quando inducemmo il parto e non smise finché il liquido non le riempì i polmoni. Ci sono spiegazioni scientifiche plausibili per tutto quello che è seguito, ma io credo che sia stata solo una questione di odio. È il modo in cui gli uomini creano dei mostri, ed è nella natura dei mostri distruggere i loro creatori. Ok, adesso sappiamo quasi tutto sul progetto Origin. E anche sul fatto che in realtà la presenza di Pointman qui non era affatto un caso, anche se lo sembrava. Pointman era stato associato alla squadra FIAR solo una settimana prima che succedesse tutto questo casino, ma in realtà a quanto pare la cosa era più che voluta. E la presenza di Pointman in questo posto, insieme a Wade e ad Alma, non è un caso, perché stiamo facendo tutto in famiglia. Analisi di sistema iniziata. Eccolo qua. Ci siamo. Vogliono distruggerla, ma io penso che lei abbia sofferto abbastanza.
quindi cosa vorresti fare? L'abbiamo messa qui 2 giorni prima del suo 8° compleanno. È morta 6 giorni dopo che abbiamo staccato la spina. È qui che finisce. Ma che cosa credevi, vecchio pazzo? Ciao Giovi. Che ti avrebbe lasciato vivere? E per quale motivo? Forse perché eri quello che l'ha creata? Ma l'hai detto tu stesso che i mostri uccidono i loro creatori. E allora che cazzo avevi in testa quando sei entrato qui? È significativo come tutto questo accada mentre il sole sta tramontando. C'è sempre meno luce. Il salvataggio me l'ha appena fatto lui, quindi non sento il bisogno di farne un altro. Eccola. Non ho altra scelta che seguirla e cercare di capire che cosa ci faccio qui. Ovviamente tenendo conto che da questo momento in avanti le anomalie sono all'ordine del giorno, eh? Eccole qui. Ma dove siete, bastardi? Non vi vedo! Porca troia, queste sequenze sono terribili perché spuntano dal nulla. Non sai mai da dove provengo. Questa cosa deve continuare per forza. Che succede? Cazzo, stanno diventando veri. Stanno diventando reali. Questi incubi che esistevano solo nel mondo delle allucinazioni, adesso stanno prendendo forma concreta. È chiaro che è Alma che sta facendo tutto questo, i suoi poteri. Però, eccoti, ti ho vista. Dove sei? Adesso che Wade è morto, siamo solo io e lei qua dentro. Ok ragazzi, questa parte io la considero dichiaratamente horror. Cioè qui siamo immersi proprio in un'ambientazione, un'atmosfera horror a tutto tondo. Anche perché è evidente che non sono in grado di combattere all'infinito con questi cosi. E comunque l'incubo che entra nella realtà è una cosa che a me mette i brividi. E dai tempi di Freddy Krueger queste cose mi hanno sempre fatto accapponare la pelle, perché io non lo so se voi l'avete mai provata la sensazione di svegliarvi da un incubo tremendamente reale e tirare un sospiro di sollievo perché, ah, per fortuna era solo un incubo. L'idea che una cosa possa uscire dal sogno e diventare vera è una cosa che mi ha sempre terrorizzato. Io non so neanche dove devo girarmi, perché ho il terrore che mi arrivino alle spalle in qualsiasi momento.
Nightmare on Elm Street quando l'ho guardato da piccolo. Esponi e distruggi la cella del reattore per far saltare il laboratorio. Come si fa? C'è un comando? Qualcosa mi dice che non mi piacerà. Perché tutto nero? È più tremendo di quanto me lo ricordassi sto livello, e so perché. Perché è la prima volta che lo vedo con l'audio in inglese. In effetti le munizioni per la pistola potrebbero non bastare. Ci siamo. Eccole. Prepariamoci perché sta per succedere l'inferno qui, eh. A questo punto il buio. Sì, ho parlato troppo presto. Fatto venire voglia di guardare di nuovo i film di Freddy. Buona fortuna. Io non credo che avrei il coraggio di rivederli adesso. Anche perché qui ho già il mio incubo personale dal quale scappare. E sinceramente non mi ricordo neanche come si fa. Qui è saltato tutto, devo trovare un'altra uscita. Capire se queste tempeste elettromagnetiche sono dovute al reattore che è saltato in aria o se le sta provocando lei. Ti ho vista, maledetta. Tu pensi veramente che riuscirò a venirne fuori? Bisogna andarsene da qui, subito. C'è un grosso problema però, che lei è sempre davanti a me. E questo può significare solo una cosa. Scappa, cretino! No, 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 no. Non così vicini. Adesso via, come il vento. Oddio, arrivano. Corri, 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 corri. Muoviti, muoviti. Che cazzo? Non vedo più niente. Ah, ok, ce n'è un altro. Sì, fa molto Outlast. In effetti io avevo pensato a questo quando ho visto Outlast. Madonna.
Datemi un secondo che mi riprendo e ci facciamo. Credo sia l'ultimo intervallo. Allora, il reattore principale del laboratorio è entrato in fase critica. La reazione a catena è imminente. Missione: l'agente FIAR dovrebbe tentare di allontanarsi il più possibile dal laboratorio. Ok. Ovviamente lo finiamo, ragazzi, perché ormai siamo troppo vicini per. È vivo? Ho appena raccolto il suo segnale. Se riesci a sentirmi, raggiungi il livello del terreno. Un elicottero sta venendo a prenderti. Perché? Sì, ti sembra facile, eh? Io non so neanche se devo guardarmi alle spalle o no. Secondo me è meglio se non lo faccio. Cazzo. No, 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 no. Fermo. Ci rimani fritto. Ok. Un'arma che posso sostituire a questa, dai. No, eccoli, eccoli, eccoli. Arrivano. No! Mai ricaricare l'arma in un contesto del genere. Quindi, questo è sbarrato. Questo è sbarrato. Dove cazzo vado? Ma si esce da qui? C'è l'elicottero, lo sento. Ma non ho altre strade, non ho altre vie di fuga. Mi stanno inseguendo. Se finisco i proiettili la vedo dura, eh. Arrivano. Cazzo. Guarda come corrono questi stronzi. Cazzo. Ciao John, benvenuto. Sei arrivato proprio nel momento clou. He's alive. I just picked up his signal. If you can hear me, get to high ground. A chopper is standing by. Muoviamoci. No, non sei tu, John. Fidati. Dovrei raccoglierlo. In teoria sì. Facciamo così. No, pessima idea. Ecco, alle mie spalle c'è qualcosa. Di quello che pensavo.
sapete qual è la cosa divertente in tutto ciò? Fanculo. Che per tutta la partita ho sempre usato i riflessi a sproposito. E questo è proprio l'unico punto dove ne avrei bisogno e non me li fa usare. Giusta nemesi storica per chi ha lamerato in maniera indefessa per 10 intervalli, 11 minuti. L'arma che usi non conta tanto. Tutto il resto sì. Quello è il problema, specialmente in questa fase. Questi li riesco a gestire, quello che succede dopo, che... Ricarichiamo la torcia. Facciamo un quick save. Ovviamente questo rivoglio. L'armatura non so se conta ancora qualcosa, ma sicuramente quello che succede qui. Ah, ecco! Mi ritrovo davanti, per quello mi uccidono. Uscivano dalla porta. E io gli davo le spalle, grazie che... disse Sean Connery nella leggenda degli uomini straordinari, non fare l'americano e spara meno colpi. Quello, il problema è un altro. Ti devi spaventare! Ti devi spaventare! Il problema non sono i colpi che sparo, ma la distanza. Fanculo. Tutti addosso, allora è chiaro che bisogna andare un po' per tentativi ed errori. Adesso ho capito qual è il problema, ma per risolverlo ci vorrà un po'. Me la ricordo esattamente così questa parte, comunque. Una corsa a ostacoli.
avanti. Perché in realtà gli stronzi cosa fanno? Spawnano dal posto dove sanno che tu ti stai dirigendo, così non hai il tempo di evitarli. E ti finiscono tutti addosso in un tempo ridicolo. Questo percorso è a senso unico, non c'è un'altra via. E quindi ovviamente, che cazzo sta succedendo? Questo non è un problema. Cioè, lo diventerà fra poco, in realtà. Spero di non dovermi pentire di non aver preso il fucile, perché il fucile mi avrebbe salvato la vita, probabilmente. Infatti lì ce n'è uno. Ah no, c'è la mitraglietta, ma va bene lo stesso. E io dovrei infilarmi là dentro. Molto interessante. Sono solo 50 proiettili. Ci proviamo. Guardate che bello sto corridoio. Sole. Ormai questo posto è diventato la capitale del paranormale. Non so come siamo arrivati fin qui. Bello e simpatico, già. Guarda che meraviglia. Cazzo. Tra l'altro anche l'ambiente ci si mette, gli allegri fantasmini di Alma che... E io da qua come ci dovrei arrivare secondo te? Buio totale. Porta bloccata. Oddio, vola tutto. Qualcuno fermi questo posto mentre salta in aria. Che poi non sta saltando in aria perché è esploso il generatore, è lei che lo sta distruggendo. Lo sta smontando un pezzo alla volta a suon di poteri paranormali. Qua mi sembra di essere tornato ai tempi di Akira. Finita la torcia, aiuto. Porca troia.
Non è facile, John, non è proprio facile, perché... Ansia, ansia a 10.000. E non sai quando finisce. Altro corridoio, sbarazzino. Che succede ancora? Ho tentato di dimenticare. Ho tentato tanto di dimenticare. Che cazzo succede? Io non distingo più l'incubo dalla realtà ormai. Non so più. Ah, la porta. La porta bianca, sì. Questa l'abbiamo vista per tutta la partita. Ciao, Alma. Non mi guardare troppo, eh. Io non sono tuo figlio. C'è un errore di persona. Sei nato qui, in questo luogo. Io ero là. Brutto bastardo, questa è la fine che ti meriti. Io però cosa c'entro? No, 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 no. Cazzo. Ci ho messo troppo. Cazzo, però pure lei 8 anni messa in mezzo a una cosa del genere, ma io avrei fatto lo stesso, eh. Cioè, ma quanto puoi essere incazzato dopo una cosa del genere? Tanto ho solo la pistola, quindi. Adesso lo so che arrivi da qua. Bastano 3 colpi? No, non bastano 3 colpi! Bambino. Quale dei due? Ridatemelo. È vero, perché le avevano strappato il bambino subito dopo il parto e lei se n'era accorta. E lei se n'era accorta? Parlava di Vettel, quindi. O di me. Ecco, ce l'aveva col bambino. Tu sarai un dio tra gli uomini. Riportatela nel vault. Quindi le ha strappato il bambino e poi l'ha rinchiusa là dentro. Che brav'uomo. So chi sei. Questa trappola funziona ancora. Adesso? Cazzo. Ops. Ma se tutto questo sta accadendo fuori. No, 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 no. Onda d'urto, onda d'urto.
Situazione. Esplosione massiccia individuata dal satellite spia Annie Boltri nelle vicinanze del laboratorio classificato Armacam qualche attimo prima che il segnale andasse perduto. Tutti gli sforzi fatti per ristabilire il collegamento sono stati infruttuosi. Attualmente lo stato dell'agente FIAR è sconosciuto. Non so come tu sia sopravvissuto a una cosa del genere. Non sappiamo ancora l'entità dei danni. Non siamo stati in grado di trovare nessuno dall'esplosione. E Alma? Cosa le è accaduto? Cos'era quel rumore? Bene. Scusatemi un attimo, perché... ciao John, grazie mille di essere passato. Siamo alla fine comunque. Bene ragazzi, e questo era il primo FIAR. Alla fine, sì, hai visto la fine del gioco, però ti dirò una cosa John, anche se non hai seguito il resto, sostanzialmente questa parte era l'unica che io definirei propriamente horror. Tutto il resto mette inquietudine, ma non è strettamente orrorifico. L'ultimo pezzo sì, è proprio una cosa tremenda. Io ho sempre avuto questa impressione che l'ultimo livello fosse un po' staccato da tutto il resto del gioco, perché il resto del gioco è uno sparatutto, tra l'altro con un gameplay divertente perché è basato su delle dinamiche molto carine, ad alta, molto alta tensione, altissima tensione, però non ti fa proprio paura. Non è come giocare un Resident Evil, un Silent Hill, una cosa... però ti senti sempre minacciato. Giochi tutto il gioco con una tensione addosso che è spaventosa. Poi sarà che io mi sono molto immunizzato, giocando appunto ai Resident Evil, di Silent Hill, eccetera. Una cosa per fare paura a me deve essere veramente... Però quest'ultima parte è tremenda, perché tra l'altro la trama si dipana tutta qui. Cioè, fino ad un intervallo, due intervalli fa, noi non sapevamo ancora quasi niente di questa terrificante vicenda. Mentre invece poi si piove tutto addosso in pochissimo tempo. Le rivelazioni sono una dietro l'altra. Scopri che Pointman è il figlio di Alma, che il Dottor Wade... oltre a essere il creatore di tutto questo, in realtà è anche collegato geneticamente a tutti gli altri, perché ha usato il suo DNA per creare tutto questo. Quindi è un po' come se questa vicenda si svolgesse in famiglia, diciamo. E io non ho capito, alla fine di tutto questo, se il motivo per cui il Dottor Wade è tornato là dentro era un senso di colpa, oppure il fatto di non voler rinunciare del tutto al suo progetto. Per cui quando si è reso conto che non avrebbe potuto continuarlo neanche fuori in un'altra forma, è andato a riprendersi la versione originaria, perché la Armacam stava comunque chiudendo tutto, il progetto Perseus e tutto era stato smantellato, e quindi lui ha visto interrompere le sue ricerche. Quando tu metti il genio davanti alla conclusione che il suo lavoro di una vita è andato perduto, quest'ultimo esce di testa. E quindi può fare delle cose che infatti in questo caso hanno conseguenze terrificanti, perché lui è andato a riaprire il complesso e ha fatto uscire Alma. Mo so cazzi. Cazzi amari per tutti. Infatti il secondo FIAR riprende da qui. Però sono curioso di vedere i DLC, perché i DLC mi hanno detto che sono molto incisivi anche a livello di trama. Cioè raccontano parti della trama che sono importanti, e quindi dalla prossima volta in cui avremo continuato FIAR ci facciamo i DLC. Tanto comunque per me fanno parte del gioco alla fine. Sono una naturale estensione. Comunque pesante. L'ultima parte è tremenda. Almeno io l'ho trovata allucinante. E mi aveva fatto la stessa impressione già quando l'ho giocato in italiano. In questa versione è veramente assurda.
non intendo cominciare adesso i DLC, però... però a livello, tra virgolette, culturale c'è qualcosa che ritengo che dobbiate vedere, perché fa parte proprio del bagaglio di chi ha giocato questo gioco e lo ha seguito. Ecco, questa è la musica che mi ricordavo io. Poi ecco, a livello di colonne sonore è fatto in maniera spettacolare, perché sono veramente ansiogene. E tutto il gioco te lo fai, tra l'altro, con la sensazione di avere il fiato sul collo, perché i nemici sono dappertutto, possono sbucare da dietro ogni angolo. I combattimenti sono letali, nel senso che nel giro di pochi secondi ti fanno fuori se non prendi contromisure. E poi ecco la componente veramente allucinante del gioco, che su di me ha fatto un effetto tremendo. Poi queste cose credo che siano soggettive, quindi non so quanto ci siate soggetti voi, però ve l'ho detto prima. È fin dall'inizio del gioco che lui ti sta rifilando delle allucinazioni che non sai mai quanto sono reali. Perché gran parte delle cose che ci ha fatto vedere poi si sono avverate. Quando abbiamo visto Ebbeger con la mascella staccata, poi lo abbiamo incontrato di lì a poco in quelle condizioni sulla sedia. Poi la morte di Alice l'abbiamo vista e poi si è verificata. Abbiamo visto Vettel che, insomma, stava straziando il suo cadavere. E alla fine addirittura questi spettri che abbiamo sempre visto solo negli incubi, che sapevamo essere allucinazioni perché ci riportava poi al punto in cui erano cominciate, quindi è come quando dice ho fatto un sogno, mi sono svegliato. Ah, ecco, nessun vero agente... attenzione, c'è un qualcosa. Senatore, sono Genevieve Aristide, volevo assicurarle che la situazione Origin è stata risolta. Ok, infatti... e la discrezione era inevitabile. Ci sono comunque buone notizie. Il primo prototipo è stato un completo successo. Ok. Quindi abbiamo chiuso il cerchio, dando un senso a quella telefonata che avevamo ascoltato all'inizio. La tizia che parlava era Genevieve Aristide, cioè la direttrice dell'Armagam, la quale aveva detto risolverò la situazione, e lui aveva detto cerca di farlo con discrezione. Beh, insomma, abbiamo avuto un'esplosione seminucleare in piena città. Proprio tutta questa discrezione non c'è stata, però quantomeno lei crede di aver risolto il problema, in realtà non ha risolto niente perché Alma è uscita e quindi adesso sono cazzi per tutti. Stavo dicendo, quello che su di me fa molta presa è il fatto di non saper distinguere l'incubo dalla realtà. Infatti anche i fantasmi che inizialmente ci facevano danno soltanto questi incubi e comunque ci uccidevano, se arrivavano ad ucciderti e a portarti a zero la salute tu ci morivi là dentro. Poi vedi proprio uscire dall'incubo e diventare reali. Allora dici, ma Alma era un soggetto problematico, perché aveva delle difficoltà sue che, come abbiamo detto, le avrebbero impedito di vivere una vita normale. Poi hanno scoperto che non era un caso, ma dipendeva dal fatto che aveva dei poteri psichici che le facevano percepire e metabolizzare male le emozioni negative degli altri. Voi ci avete fatto esperimenti sopra, l'avete chiusa in una sala operatoria, l'avete fatta partorire a 8 anni dopo averle indotto una gravidanza, per, diciamo, forzandola geneticamente, avete forzato persino il parto. Le avete strappato il bambino alla nascita, avendole indotto una crescita che le faceva percepire tutto. Ciao John, grazie mille di essere passato. E lei esce da là dentro con tutti i suoi poteri psichici potenziati. Ma vi rendete conto di quanto odio prova per l'umanità e quanto può scatenarne? Cioè, è una situazione veramente estrema. E naturalmente siamo a livelli in cui tu riesci a concretizzare gli incubi che per anni sono stati solo i tuoi, perché poi lei è rimasta chiusa là dentro per anni, quindi immaginate anche quanto ha potuto covare odio e sviluppare i suoi poteri. E al punto da tirare fuori questi incubi da un mondo che è puramente onirico e materializzarli nella realtà. Quindi siamo veramente di fronte a qualcosa che... di tanto inarrestabile quanto incazzato. Ok, allora, il gioco lo abbiamo finito. I DLC, se non ricordo male, sono due. Io adesso non mi ricordo i nomi, comunque intendo giocarli nell'ordine in cui sono usciti. Però, prima di chiudere questa live e salutarci, c'è qualcosa che ritengo che dobbiate vedere. Quindi, datemi un momento perché ho bisogno di chiudere il gioco. Spostiamoci qua. Ok. Allora, chiudiamo il gioco. Vi faccio vedere una cosa che secondo me è imperdibile.
serve un attimo. Devo aver sbagliato io. Allora, un attimo, perché... Proviamo così. Eccolo qua. Penso di averlo trovato. Inserire questo. Perdonatemi l'attesa, vi assicuro che ne vale la pena. Eccolo qua, sì, è proprio lui. Va bene. Ok ragazzi, vi faccio vedere un video che ritengo che a questo punto chi ha seguito, non lo so, chi dei presenti in questo momento o di quelli che stanno guardando in differita il video YouTube, ha seguito tutte le live, ha seguito il gioco dietro a me e quindi ne ha visto tutte le scene e tutti gli aspetti nella mia live. Però adesso che chi lo ha visto ha gli strumenti per non voglio dire godersi, però apprezzare appieno quando sta per vedere, perché scusatemi un attimo. Eccolo qua. Purtroppo quando non riesco a preparare le cose in anticipo devo farle un po' così. Ci siamo quasi, eh? Allora, stop. Sì, ok. Credo che siamo pronti. Ok, allora dicevo, vi faccio vedere questo video, perché a questo punto siete in grado di apprezzarlo appieno, e risponde alla domanda, che non mi è stata fatta esplicitamente, però vi ho voluto dare io questa risposta in anticipo, perché l'ho giocato in inglese, anche se la cosa mi ha creato delle difficoltà, perché avete visto che qualche volta io arrancavo nel leggere i dialoghi alla velocità con cui loro li recitavano, e qualche volta mi sono anche perso dei pezzettini di dialogo sui quali non sono potuto tornare indietro. Perché questo disagio? Perché questo è uno di quei giochi dove il doppiaggio fa veramente la differenza. E io non potrei spiegarvelo meglio di come viene spiegato in questo video che state per vedere. Quindi gustatevelo, perché ora che avete visto il gioco in inglese, e siete tra virgolette arrivato da questa cosa, ve lo siete gustato come andava visto, guardate un po' che cosa è toccato a chi invece se l'è giocato in italiano, ha avuto questa disgrazia. Guardate.
Tu sei nato qui, in questo posto. Io c'ero. I've tried to forget. I've tried so hard to forget. Ho cercato di dimenticare. Ho cercato tanto di dimenticare. System analysis commencing. Error. No life signs detected. Analisi di sistema avviata. Alla versione scema di Cortana. Errore. Segni di vita non rilevati. Cioè, dai. Siamo seri. Appunto. Esatto. L'avete vista oggi? Bravo Logical, esatto. You will be a god among men. Take her back to the vault. Ridatemi il mio bambino! Ridatemi il mio bambino! Ridatemi il mio bambino! Ridatemi il mio bambino! Riportala alla camera di sicurezza. No! 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 Ok, mi fermo qua perché altrimenti vi faccio spoiler. E quindi chiudo. Il resto ce lo vedremo dopo. Mi sembra comunque abbastanza incisivo, no? Allora, io devo capire una cosa. Anche ammesso che vogliate prendere dei doppiatori a bassissimo budget, che non sanno assolutamente riprodurre le voci con la stessa intonazione, cioè con l'intonazione giusta, perché non deve essere la stessa, deve essere quella che rende le stesse cose doppiate in italiano. Ma mi spiegate il senso di togliere il sottofondo delle voci? Cioè, una gran parte del pathos e dell'inquietudine generata da queste scene sta nel fatto che le voci hanno degli effetti di sottofondo, che c'è una musica. Tu questa cosa la fai sparire, è come se ci passassi l'omino bianco sopra. È chiaro che diventa tutto impersonale, no? Cioè, veramente, io sono rimasto senza parole. E la cosa tragica è che chi ha giocato il gioco in italiano vede solo un gioco con un doppiaggio di merda, ma non si rende conto di come sia stato massacrato a partire dalla versione originale. Non mi si venga a dire che eravamo nel 2005, perché all'epoca i doppiaggi di qualità c'erano già. Quindi non può essere un fatto di impossibilità tecnica di realizzarlo per via dell'epoca. È proprio il fatto che è stato fatto alla cazzo di cane. E quando avremo giocato anche le espansioni, poi vi farò vedere anche il resto del video, così eviterò di spoilerare cose. Però mi sembra che fino a qui sia già abbastanza eloquente. Per cui diciamo che vi ho voluto risparmiare questa tortura per pochi dialoghi che avremmo capito in più. Perché è chiaro, se i dialoghi fossero stati in italiano, io probabilmente non ne avrei perso alcuni pezzi. Scusate, sto cercando di accendere la luce. Però mi sembrava un prezzo troppo alto da pagare per recuperare qualche spicchio di trama, e comunque alla fine non ci siamo persi.
E quindi siamo arrivati alla conclusione di questa avventura. Stiamo andando alla grande. Ieri Blood Omen, oggi Fear. Quindi avevo calcolato bene i tempi, perché più o meno hanno avuto la stessa durata. Li ho cominciati in parallelo e finiti in parallelo. Comunque faremo anche i DLC. E vabbè, penso che continueremo la settimana prossima, probabilmente martedì. Adesso vi dico anche quali sono l'ordine con cui li faremo. Perché dunque, Fear. Allora, sì, sono due: Extraction Point e Perseus Mandate. Che in realtà è quello veramente irrinunciabile. Extraction Point pure è carino comunque. E vabbè, li cominciamo martedì. Quindi da martedì, lunedì cominciamo Soul River. E martedì cominciamo i DLC di Fear. Naturalmente questa programmazione potrebbe slittare, perché nel corso della prossima settimana io potrei avere degli impegni pomeridiani, per cui potrei saltare qualche live. Non vi posso garantire la presenza tutti i giorni, però se dovessi saltarne qualcuna, ovviamente la programmazione fatta in questo modo slitta. Cioè, se lunedì non ci sono, cominciamo Soul River martedì. Se facciamo Soul River lunedì e martedì non ci sono, cominciamo i DLC di Fear mercoledì. Quindi andiamo a slittare in questo modo e cerchiamo di mantenere un'alternanza. Vi dico solo che quando avrò finito i DLC di Fear, non partirò subito con Fear 2, non giocherò tutta la trilogia di seguito, a differenza di quello che sto facendo con Soul River, ma credo che comincerò con un'altra cosa, che potrebbe essere Castlevania o Assassin's Creed o Call of Juarez, non lo so, deciderò poi. Ok ragazzi, allora io vi ringrazio molto, cambio scena, vi ringrazio molto per essere stati qui, spero che vi siate divertiti e anche spaventati dietro a me. Che vi sia piaciuto questo gioco e che vi sia piaciuto lo streaming nel suo complesso. Vi auguro un buon pomeriggio, vi ricordo che domani e dopodomani potrei esserci, non faccio una programmazione da adesso perché non so i tempi, però con un po' di Battlefield e un po' di Resident Evil, che continuiamo così, insomma, a sprazzi nel fine settimana fuori programmazione. Con la programmazione ordinaria ci rivediamo la prossima settimana. Io vi auguro comunque un buon fine settimana, per chi magari eventualmente non c'è, un buon pomeriggio per il resto di oggi e vi ringrazio tutti per avermi seguiti. Ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti e ciao.